ciao a tutti ragazzi, giornata un po' uggiosa purtroppo oggi per questa mia visita a Palmanova, ma ce la faremo bastare. Palmanova è famosa praticamente in tutto il mondo perché è una città fortezza a forma di stella a nove punte ed è stata costruita dai veneziani nel XVI secolo. Per entrare in città ci sono tre porte che sono Porta Aquileia, Porta Udine e Porta Cividale, che è l'ultima è quella che avete visto nell'intro del video. In questo momento io mi trovo in Piazza Grande, che è veramente grande, molto, molto bella e spaziosa, è praticamente tutta pedonale, è di forma esagonale ed è ovviamente il cuore della città. Infatti da qui si diramano e da qui convergono tutte le strade, quindi tutte le strade portano a Piazza Grande in questo caso. Qui alle mie spalle appunto trovate l'edificio più significativo e che merita di essere visto, che è il Duomo. È completamente in pietra, in stile barocco, e risale appunto al XVII secolo. Qui in piazza intorno ci sono delle installazioni con dei manufatti e macchinari che sono stati utilizzati per costruire appunto le fortificazioni. Quindi assolutamente una visita. E poi ovviamente se trovate un bel tempo e anche un bel sole, ci sono dei percorsi, delle camminate, dei percorsi che vi permettono di visitare i bastioni, quindi le mura, diciamo così, della città. Quindi sono percorribili a piedi. Io vi lascio alle riprese e ci vediamo alla fine del video. Come vi avevo anticipato, si può anche fare il giro intorno ai bastioni, intorno alla città.
ci sono tre percorsi di varia lunghezza e quindi anche di varia difficoltà ovviamente. Io ho fatto quello da 4 km che è l'anello più basso, sarebbero 4 km, l'unica differenza è che io ho fatto solo parte di questo percorso, quindi da Porta Cividale fino a Porta Aquileia, circa un terzo. Adesso mi trovate seduta su una comodissima panchina sotto un salice. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vogliate lasciarmi un bel like e magari se volete potete anche condividerlo. Se volete vedere altre cose e altri video dal Friuli, iscrivetevi perché ne arriveranno sicuramente altri. Se siete stati a Palma Nova, se vi è piaciuta, se volete consigliare qualcun altro per delle attività da fare qui, potete lasciare un commento qui sotto. Vi ricordo che per seguirmi in diretta con le mie avventure potete seguirmi sui social e trovate i link in descrizione. Soprattutto vi ricordo Instagram e la pagina Facebook, che sono quelli in cui sono assolutamente più attiva. Twitter un pochino meno, comunque sia, mi trovate anche lì. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!